Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io caico. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, caico. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io caico. Sono io! Avventura al Polo Sud. D'estate Caillou gioca sempre all'aperto con i suoi amici Jason e Jeffrey, anche quando fa molto, molto caldo. Ora tirala a me, Caillou! Forza, lanciamela! Tocca a me! Qui, qui! Ehi, guardatemi! Oh! Oh! Voglio provare anch'io! Scusa, ti ho fatto male. Caillou si è fatto male alla testa. Che strano. Perché Jeffrey gli è caduto addosso? Fa molto caldo oggi. Papà, Jeffrey è caduto su di me. Sì, ma io non l'ho fatto apposta. Beh, non mi sembra che sia successo niente di grave. Rosy bacia Bua. A posto? Sì, mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Jason. Sappiamo che è stato un incidente. Io sono Jeffrey. Non riesco mai a distinguervi. Jeffrey non voleva farti male. Sai, cose come questa possono accadere quando si gioca. Caillou è ancora arrabbiato con Jeffrey perché doveva stare più attento. Oh! È arrivato il gelataio! Già, un buon gelato ci vuole proprio, ragazzi. Sì, via! Vieni qui, Rosy. Ti porta il tuo papà. Signor gelataio! Aspetti! Fermo! Buon gelato per questi bravi bambini! Là dentro fa proprio freddo! Vorrei che facesse freddo anche fuori! Quel freddo c'è soltanto d'inverno! Adesso è estate e in estate fa caldo! In Antartide fa freddo tutto l'anno, lo sapevate? Antartide? No, ho detto Antartide, Caillou. È un posto davvero molto freddo. L'ho visto l'altro giorno in televisione. L'Antartide è dove vivono i pinguini. I pinguini amano stare al freddo. Adesso sbrigatevi e prendete ciò che volete o si scioglierà tutto. Forza, Rosy, se no ti cade il gelato. Papà, perché non ci racconti qualcosa sull'Antartide? Beh, l'Antartide sarebbe il Polo Sud. Ci sono gli iceberg e poi... Io pensavo che si chiamasse Polo Nord, quello dove vive Babbo Natale. Esistono due poli. Il Polo Nord, chiamato Artide, e il Polo Sud, Antartide. Cos'è un iceberg? È una specie di gelato, forse? No, è una grande isola fatta di neve e di ghiaccio. Ghiaccialo! Rosy, ti sei sporcata tutta. Andiamo a pulirci. Che meraviglia se gli iceberg fossero fatti veramente di gelato!
Salve, pinguini! Il cioccolato era davvero delizioso! Guardatemi, sono un pinguino! Anch'io! Pinguino! Pinguino, pinguino! Avete freddo? Che peccato, io volevo giocare con l'acqua, allora non è possibile. Oh! Non abbiamo freddo, papà, stiamo solo facendo finta. Invece abbiamo molto, molto caldo. Caldo? No, no, non ci credo. Oh, 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 fa troppo caldo, è proprio soffocante. Bene, mi avete convinto, ragazzi. Forse questo vi rinfrescherà. Ai! Attento! Caillou non voleva pestare il piede a Jeffrey. Mi dispiace, Jeffrey. Stai bene? Sì, sto bene. Sta attento, Caillou! Oh! Caillou è contento che Jeffrey non sia arrabbiato con lui. Certi incidenti possono capitare quando si gioca insieme. L'importante è restare sempre buoni amici. Alla scoperta del mondo marino. Come ti chiami? Liwan. Niam. Stai qui con Caillou mentre io parlo con la maestra, va bene? Noi ci rincorriamo fingendo di essere animali. Io sono un'aquila, tu puoi essere l'animale che vuoi. Niam. Jason è un gufo. Jeffrey è un leone. Clementine è un cavallo. E Leo è uno squalo. Forse però adesso sto fingendo di essere una piovra. Non ne sono certo. È una bimba nuova? Sì, si chiama Liwan. È un pochino timida. Preso! Bambini! Caillou ricorda il suo primo giorno d'asilo. Anche lui era un po' timido. Finché non fece amicizia. Bambini, questa è Liwan. Oggi è il suo primo giorno d'asilo. Quella è Emma, Xavier, Caillou, Leo,
Clementine, Mara, Melanie, Wendy, Jeffrey e Jason. Oggi, bambini, ho una sorpresa davvero speciale per tutti voi. Oh! Qui abbiamo un bellissimo acquario. Che meraviglia! Ci è stato regalato dalla scuola elementare. Loro ne hanno preso uno nuovo e così ci hanno dato quello vecchio. Caillou è molto emozionato per il nuovo acquario. Non ha mai visto pesci così belli. Che tipo di pesci sono questi qui? Allora, quelli sono pesci rossi. E quelli pesci angelo. E quello con la coda lunga e appuntita? È un piccolo squalo? No, uno squalo non entrerebbe mai in questo acquario. E quello a strisce come si chiama? Si chiama... Sì, Liwan, sai come si chiama? Purtroppo io non li conosco tutti quanti. Domani porterò un libro sui pesci, così potremo imparare i loro nomi. Guardate, c'è un piccolo granchio in quella conchiglia. Impareremo anche come prenderci cura dell'acquario. Comunque, la cosa più importante è che i pesci devono essere nutriti tutti i giorni. Posso farlo io? Va bene, allora faremo a turno. Ora sorteggerò il nome del bambino a cui oggi spetterà questo compito. Ed è... Caillou! Wow, sono quello che nutre i pesci! Non bisogna dargli troppo da mangiare, così dovrebbe bastare. Caillou fa molta attenzione a non dare troppo cibo ai pesci. È fiero di avere un compito così delicato. Oh, guardate come mangiano! Devono essere proprio affamati questi pesci. Adesso, bambini, che ne dite di prendere le matite colorate e di andare a disegnare i nostri amici pesci? I pesci sembrano ancora affamati. Forse vogliono dell'altro cibo. Caillou immagina di nuotare nell'acquario con tutti i pesci. Ciao, pesce rosso! Cucù! Ma erano ancora affamati. Alcuni pesci, soprattutto quelli rossi, sono molto golosi. Mangiano continuamente. Spesso muoiono per aver mangiato troppo. Oh no! I pesci non devono mangiare troppo. Vedi quella sostanza verde nell'acquario? Sono le alghe. Se nell'acquario ce ne sono troppe, non va bene per i pesci. Allora ne tolgo un pochino. Le lumache mangiano le alghe, ne voglio portare un po' da casa. Tu hai le lumache? Wow! E a loro piace mangiare questa cosa di colore verde? Certo! Per loro è deliziosa, proprio come una torta al cioccolato. Davvero tu hai un acquario a casa? Sì, è di mio padre, ma me ne occupo io. Però è più grande di questo e ci sono molti più pesci. Hai mai immaginato di immergerti nel tuo acquario e nuotarci dentro assieme a tutti i pesci? Certo, mi capita spesso. Lo vedi quel pesce? Mi piace tantissimo. Qualche volta immagino di prendergli la coda e farmi trasportare in giro per tutto l'acquario. Anche io! Lo sai come si chiamano questi pesci? Quello con le strisce si chiama pesce zebra. Quello nero si chiama pesce tetra. E quello con la pinna grande è un selfine molly. Questo è un paguro Bernardo. Trovano una vecchia conchiglia e ci vanno dentro, come trasferirsi in una nuova casa. Liwan, vedo che sai davvero molto sui pesci. Forse puoi raccontarci qualcosa per aiutarci a fare i disegni. Liwan mi ha detto che a casa ha un grandissimo acquario e come cibo spesso dà alle lumache proprio le alghe del suo acquario. Il tuo acquario è abbastanza grande per degli squali? No, non è così grande. Farò un disegno di tutti noi trasportati da un pesce spada. Finalmente Liwan ha fatto amicizia con tutti. Perché i pesci tropicali sono delle creature molto delicate. Pensi a loro tutti i giorni? Sì, certo, dopo aver fatto i compiti però. Esplora con me.
Viaggiando, viaggiando, seguitemi anche voi. Viaggiando, esplorando, scopriremo tutto noi. Prendi la tua mappa, indossa il tuo elmetto. Partiamo all'avventura, ma lasciamo a casa il gatto. Scaliamo le montagne, camminiamo senza fretta. Un passo dopo l'altro, arriveremo in vetta. Andiamo alla scoperta del mare più profondo. Guarda quanti pesci! Ehi, quella roccia si sta muovendo! Io guardo verso il cielo, ecco la luna ed i pianeti. Prendiamo un'astronave e scopriamone i segreti. Vorrei girare tutto il mondo, viaggiare ed esplorare, conoscere la gente e nuovi amici avere. Viaggiando, viaggiando, seguitemi anche voi. Viaggiando, esplorando, scopriremo tutto noi. Andiamo! La gita al lago. Fa molto caldo e Caillou e la sua famiglia fanno una gita in campagna. Da qualche parte dovrà pure esserci un cartello per il lago. A Caillou piace molto guardare i segnali stradali. Quello è un cervo! Giusto, Caillou. Ci segnala che potrebbero attraversare dei cervi. I cervi sanno leggere i segnali come le persone? No. Come sanno che devono attraversare qui? Questo segnale stradale è un avvertimento per noi, così guideremo con più attenzione. Oh! Quello è il cartello del lago! Non ne sono sicuro. Comunque proviamo. Forza, andiamo a vedere com'è questo lago. Dai, Rosie, andiamo a fare un tuffo! Tuffo, tuffo! Caillou non vede l'ora di tuffarsi in acqua. Più che un lago, mi sembra una palude. L'acqua è davvero sporca. Non si vede nemmeno il fondo. Ha un odore un po' strano. Gli animali che vivono qui non saranno contenti di sentir parlare così della loro casa. Che animali? Sono molto timidi. Dobbiamo essere silenziosi e drizzare le orecchie per trovarli. Che cos'è questo ronzio? Ah, le zanzare! Presto, cara, prendi il repellente. Eccolo, se non ci sbrighiamo ci ridurranno un colabrodo. Caillou, attento a non toccarti gli occhi. Vedi, tesoro, questa crema serve a tenere lontane le zanzare. Alcune paludi sono così grandi che puoi girarle per giorni. Sono popolate da fenicotteri e alligatori. Alligatori? Davvero? Non preoccuparti, in questa palude non c'è nessun alligatore. Meno male che non ci sono gli alligatori. Adesso sì che la palude è interessante. Bella! Vedete, quella libellula sta cercando qualche insetto da mangiare. Guarda quello laggiù, papà, sta camminando sull'acqua! Quante cose nuove! Che cosa sono questi? Adesso sono girini e quando cresceranno diventeranno rane. Davvero? Ora prova a prenderli, bambini. Sono un fratello maggiore e una sorellina. Quella rana laggiù deve essere il papà. Allora, papà rana, ecco i tuoi cuccioli. Sembra un ottimo posto per mangiare. Caillou, sta attento! Non preoccuparti, mamma! Ah.
Caillou è molto orgoglioso di avercela fatta senza nessun aiuto. Tieni, Caillou, prova a guardare attraverso questo binocolo. Wow, quanto si vede lontano! Immagina di essere un esploratore! Binocolo si possono vedere gli alligatori senza alcun pericolo. Oh, oh, oh! Oh! Che cosa fai lì? Esci dall'acqua. Guarda, papà! Quel tronco assomiglia tanto a un alligatore. Sì, un cucciolo di alligatore. Guardate, è bellissimo. È un airone blu. Sta cacciando un pesce. Sta pranzando. Ah, non le sopporto più queste zanzare, sono proprio fastidiose. I pesci sono il cibo degli uccelli, i panini delle persone e noi il cibo delle zanzare. La palude è proprio divertente, anche perché non ci sono gli alligatori. Come siete sporchi, ragazzi! Appena arrivati a casa faremo un bel bagnetto. Oh! Quello è il cartello per il lago! Posso fare il bagno lì? Tesoro, cerca di non grattarti. Questo ti aiuterà a levare il prurito. Ecco fatto. Hai tutti i segni di un esploratore di paludi. Anche Rossi, guarda! Anche Rossi! Anche papà!